Nella puntata odierna di Vini e Sapori di Liguria non scopriremo un produttore vitivinicolo e un ristorante per abbinare vino e cibo, bensì uno spaccato della più importante manifestazione vinicola del mondo, il Vinitaly di Verona, che ha chiuso i battenti con un bilancio improntato all'ottimismo. Una cifra per tutte, 6 miliardi di export in forte crescita. Assolutamente sì, un Vinitaly davvero molto ricco, con tantissime innovazioni e molti produttori orgogliosi di mostrare quello che è l'eccellenza italiana e anche di far vedere quanto tutto questo stia dentro a una anche sostenibilità ambientale, sociale, economica di tutto il settore. Ho sentito parlare anche di gioventù, di gente giovane che si appresta a questo mestiere. Sì, noi abbiamo sempre più scoperto giovani e donne, devo dire, che si stanno avvicinando soprattutto al vitivinicolo e che stanno portando quella innovazione che è necessaria per coronare la nostra tradizione, perché l'Italia è grande perché ha l'uno e l'altro, perché ha da un lato la storia dalla nostra parte ma anche la capacità di reinterpretarla, e i giovani sono decisivi. Un Vinitaly sempre più globale e uno stand della regione Liguria in grande spolvero. Sì, assolutamente sì, sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto quest'anno, abbiamo circa 300 metri quadrati, è stato uno sforzo immane da parte delle aziende, della regione Liguria, dei viticoltori in gauni che vedete qui alle mie spalle, di Enoteca regionale, insomma abbiamo fatto squadra veramente e i risultati sembra che siano positivi. Un settore, quello ligure, in ascesa, purtroppo la Liguria è piccola. Sì, la P è piccola, però noi possiamo puntare su qualcosa che magari in altri territori non c'è, un patrimonio ambientale unico. Noi riusciamo anche a produrre i nostri vini, perché abbiamo i vitigni a picco sul mare, quindi cose che sono uniche al mondo e questo è una garanzia di altissima qualità, di eccellenza che pochi possono avere. Quindi la regione Liguria è vero che è piccola, ma è molto produttiva e fa del gran vino. Uno stand dell'Enoteca regionale rinnovato quasi al 70%, Presidente? Ma forse addirittura di più, nel senso che quest'anno abbiamo un po' rivoluzionato la presenza dell'Enoteca regionale della Liguria a Vinitaly. Ci sono 130 etichette, una ventina di aziende presenti fisicamente, diciamo, ma ne rappresentiamo ben 75, dando una panoramica completa di tutte le 8 DOP della Liguria. Lo stand è davvero ribaltato, direi, rispetto a quello degli anni precedenti e credo che stia dando qualche frutto già nella prima giornata. Da 3-4 anni si assiste, come dire, ad un incremento anche delle vendite all'estero del nostro vino. Le risulta? Sì, posso confermare da quanto mi dicono gli operatori, i produttori stessi, i liguri, pur essendo piccole produzioni, piccole cantine, hanno una qualità e una capacità di vendersi, diciamo così, anche all'estero, che sta migliorando molto negli ultimi anni. Ci vorrebbe anche maggiore attenzione, possiamo dire, da parte degli albergatori o ristoratori per promuovere i prodotti liguri? Questo è uno dei temi principali, sì, perché al di là di andare all'estero, la cosa fondamentale è avere un mercato italiano che chiaramente consente, come dire, la quotidianità dello scambio, della vendita del vino. E da questo punto di vista negli ultimi anni diversi passi in avanti li abbiamo fatti ed è il tema però sul quale dobbiamo lavorare ancora di più nel prossimo futuro. E nello stand dell'Enoteca regionale Fisar quest'anno ha trovato la sua giusta collocazione, è la prima volta? È la prima volta che siamo partner ufficiali e unici dell'Enoteca regionale, quindi della Regione Liguria. Abbiamo avuto altre occasioni in cui essere presenti allo stand per delle degustazioni guidate, organizzate magari dalle varie province, dalle varie camere di commercio, ma l'ufficialità, come quest'anno è la prima volta, è una grande emozione. E per la prima volta l'Enoteca regionale propone una novità assoluta, ce ne accenna, Presidente? Sì, si tratta di questo piccolo attrezzo che ci consente di registrare tutti i partecipanti alle degustazioni qui all'interno dello stand, in maniera tale da restituire al termine di Vinitaly un rendiconto, chiamiamolo così, alle aziende partecipanti su coloro i quali
hanno assaggiato i loro vini, in maniera tale da poterli poi ricontattare, agganciare rapporti commerciali. Dall'altro lato, per noi come enoteca, invece, avere un quadro complessivo di chi è venuto al nostro stand, chi ha assaggiato i vini liguri, e poter anche in questo caso contattare, mandare materiale, tenere, allacciare dei rapporti, perché poi a Vinitaly questo si fa. Per la prima volta al Vinitaly lo stand della cooperativa produttori in Gauni, Vite in Riviera. Cosa significa per voi? Ma per noi è un grande successo il fatto di essere qua come Vite in Riviera, questa rete d'impresa di 25 produttori del Ponente Ligure. Primo anno che ci affacciamo al Vinitaly con questo stand che comunque vuole rappresentare l'intera produzione del Ponente Ligure. È un grande successo perché già il fatto di averlo pensato, di averlo costruito e realizzato questo stand, oggi apertura del Vinitaly, abbiamo già riscontrato un successo che va ben oltre le nostre più rosee aspettative. Accesso di pubblico, di curiosi, di appassionati, di sommelier, di ristoratori, di importatori, commercianti, quindi una presenza che conta. La Liguria viene cercata, viene riconosciuta come una regione non più ai margini di un settore vitivinicolo, ma una regione importante, concreta, operativa, operosa, con grandi vini di qualità. E ripeto, l'affluenza che questa mattina in 4 ore di apertura dello stand abbiamo avuto non fa altro che confermarci tutte queste nostre attese e tutte queste nostre buone sensazioni che abbiamo avuto nel voler scegliere di essere qua presenti. Ma se in questi 4 giorni riusciremo ad andare come abbiamo iniziato questa mattina, sicuramente sarà un successo che non farà altro che confermare il buon lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Al Vinitaly si sa, si promuovono prodotti d'eccellenza. Assolutamente sì, noi rappresentiamo qui 3 denominazioni di origine del Ponente Ligure più 2 IGT provincia di Savona ed Imperia. Abbiamo un panorama di tutti i vini di tutte queste denominazioni e l'affluenza di quest'oggi ci ha fatto capire che proprio la gente non solo è curiosa, ma viene proprio informata: voglio assaggiare quello, voglio bere quello, c'ha la possibilità di farmi assaggiare e degustare 3 diversi pigati, 3 diversi vermentini, 3 diversi ormeaschi. Quindi c'è proprio una cultura del vino ligure che è andata crescendo in questi anni grazie al lavoro che si è fatto tutti insieme, grazie anche al supporto della Regione Liguria che attraverso il PSR ha sostenuto questa iniziativa come quella dell'Enoteca regionale. È tutto un insieme di cose, di unioni, di condivisioni che non fanno altro che portare in alto le eccellenze del nostro territorio. 6 milioni le bottiglie che escono dalle cantine liguri ogni anno, un po' poco rispetto ad altre realtà. Si può fare di più? Si può fare di più, innanzitutto, se si riesce innanzitutto a gestire meglio le situazioni pedoclimatiche che si sono avute in questi ultimi anni, quindi attraverso un miglioramento degli impianti, la presenza di irrigazione e di soccorso, e sicuramente il meglio si potrà fare nel momento in cui si riuscirà ad avere un incremento quanto richiesto di superficie evitata in maniera da incrementare proprio sul territorio la presenza dei vigneti. Come ottenere più superficie? È un discorso questo che riguarda l'aspetto regionale, l'aspetto nazionale, l'aspetto europeo, perché la Regione Liguria ha un'incidenza a livello territoriale molto più piccola rispetto ad altre regioni, quindi quella che è la richiesta e l'autorizzazione di superficie vitate che può ottenere un Piemonte, una Toscana, un'Emilia, noi lo riusciamo a raggiungere in minimissima parte. E questo è un problema da un lato. Dall'altro, la Regione Liguria si sta impegnando in questo senso per ottenere un ampliamento di questi diritti di impianto da poter distribuire su tutto il nostro territorio e di conseguenza maggior superficie, maggior prodotto, maggior bottiglie prodotte. Un Vinitaly 2018 si dice migliore degli anni passati. Sì, l'impressione è quella. Mi sembra non tanto per folla, ma tanto per una clientela un po' più selezionata, sembrerebbe, un po' più attenta alle novità del mercato. Più preparazione da parte del fruitore, diciamo. Più preparazione. Poi sai benissimo che il mondo del vino negli ultimi tempi ha
una categoria dietro di gente sempre più preparata, questo è vero. Anche lo stand della regione quest'anno ha mutato un po' fisionomia? Abbiamo mutato un po' fisionomia, siamo una rete d'impresa, quindi che rischiamo di proprio, con l'aiuto delle regioni Liguria ovviamente. E penso che abbiamo fatto una bella cosa, lo stand è carino, è a portata di tutti, vediamo girare tanta gente e siamo contenti per adesso. Il presidente è ottimista, ma questa cooperativa, queste vite in Riviera al debutto possono, come dire, progredire ancora? Ovviamente questo è il debutto dopo 5 anni di lavoro per riuscire a fare il debutto, quindi secondo me è solo un esordio. L'idea è di portare avanti questo, di iniziare anche a fare fiere magari all'estero e ingrandirci sempre di più. Sono aumentati i produttori, principalmente i produttori che espongono personalmente. Mi dicevano i sommelier della Fisar che siamo riusciti a coprire tutte le DOC, dalle Cinque Terre, al Ponente, tutta la regione e anche tutte le IGT. E questo già è un passo molto positivo, perché chiunque venga nella regione Liguria può farsi una panoramica completa di tutti i vini da noi prodotti. L'affluenza quest'anno mi sembra aumentata, c'è molta gente, sempre del settore ma anche i privati, molto interessati, gente, persone preparate, persone che sanno cosa stanno bevendo e interessate al mercato dei vini. La quantità quest'anno, come si sa, è un pochino inferiore, ma la qualità ci ha aiutato tanto, veramente tanto. Per quanto riguarda le degustazioni che abbiamo fatto questa mattina, sono state alquanto interessate, e nonostante la domenica sia un giorno che la competenza lascia un po' a desiderare. Meno addetti ai lavori, possiamo dirlo? Meno addetti ai lavori, perché storicamente gli addetti ai lavori, la maggior parte quantomeno degli addetti ai lavori, frequentano il Vinitaly nelle giornate del lunedì e del martedì. È importantissimo venire al Vinitaly perché è la fiera più importante per noi e penso anche per il nostro territorio, per la Liguria, essere presente. Poi quest'anno abbiamo anche uno stand più grande, più visibile, penso che per il territorio sia molto positivo. Sempre più donne si avvicinano al mondo del vino. Molte più donne, intanto le donne dal mio punto di vista sono più agevolate a riconoscere i profumi, i sentori, ma soprattutto sono anche agevolate con la cucina, l'abbinamento è ideale, per cui sapere quale vino abbinare con il piatto, una cena, un pranzo che organizzano e invitano degli ospiti, fanno sicuramente una figura eccellente. Valorizzare la professionalità femminile in un mondo fino a ieri maschile, è questo il vostro scopo? Esatto, esatto, questo è il nostro scopo e vediamo che il mondo del vino diventa sempre più rosa, nel senso che le donne sono molto interessate e sono appassionate proprio per lavorare, operare nel mondo del vino, e le professionalità sono numerose perché abbiamo le produttrici, le giornaliste, le sommelier, noi siamo sommelier e quindi noi vogliamo valorizzare questa figura della donna sommelier nel mondo del vino, e quindi ognuna di loro ha un compito preciso in questo vasto mondo, che è un settore veramente che fino a pochi anni fa è sempre stato una peculiarità maschile, diciamo, ecco. E quindi per fare questo abbiamo organizzato moltissimi incontri, tavole rotonde, degustazioni, visite a cantine dove proprio le donne sono protagoniste. E quindi dare visibilità a loro e far capire che sono delle persone che hanno passione, amore per il loro lavoro e per il mondo del vino. E come ogni anno al Vinitaly fioccano i premi, tra le aziende liguri che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nel corso dell'esposizione. Per essersi distinta nel recupero del territorio, premiata dalla Regione Liguria l'azienda Giacomelli di Castelnuovo Magra. Abbiamo recuperato ben 3 vigneti storici, Villa Baracchini del 1700, Villa Boboli, che è comunque un vigneto che ha fatto 100 anni nel 2013, e non per ultimo il Giardino dei Vescovi, che penso sia l'unico vigneto cintato da mura medievale della Liguria. Che tipologia di vitigno e di vino fate? Vermentino. E il bello, secondo me, della Liguria è proprio questo, che accomuna da Levante a Ponente il vitigno vermentino. E con diverse sfaccettature, perché piantato in diversi terreni, sul solito però territorio regionale, abbiamo sensazioni, aromi diversi secondo le zone in cui viene messo. Quante bottiglie fa uscire dalla cantina ogni anno? Complessivamente facciamo 87 vini a bottiglie, il 90% è vermentino.
è stato difficilissimo scegliere quest'anno un premiato. Il premiato è Luca Calvini dell'azienda agricola Calvini di Sanremo, insignita del riconoscimento Angelo Betti con la medaglia Can Grande. È una grande emozione, è quasi un sogno che si avvera, frutto del lavoro di più generazioni, della passione verso la viticoltura, e volendo sempre cercare di fare il meglio e uno sforzo verso migliorare veramente in questo settore. E questo è l'ultimo riconoscimento che avete ottenuto? Sì, praticamente in tempo reale, ce l'hanno appena consegnato, è un concorso del Vinitaly International. E abbiamo avuto i 90 punti su 100 col nostro Ormeasco Superiore, che per l'ennesima volta, devo dire, ci ha dato una grande soddisfazione. Questo vino ormai ci sta regalando sempre dei bei riconoscimenti. Il 2017 non è ancora in commercio, lo abbiamo ancora nella botte, ma lo stiamo seguendo e direi che viene fuori qualcosa di buono anche quest'anno. E il vino ligure comincia a essere cercato di più sicuramente degli anni scorsi. Peccato che ne facciamo troppo poco. Peccato, ma chissà, magari è la volta buona che qualche ragazzino decide di piantare qualche vigneto, magari. La nostra visita a Vinitaly 2018 termina qui. Abbiamo ascoltato le suggestioni degli addetti ai lavori, ma soprattutto, anche se in modo diverso, abbiamo parlato di vini di Liguria. Se vorrete, ci rivediamo giovedì prossimo.